Ciao a tutti! Come avete visto dal titolo, oggi rispondo a un altro video tag. Sono stata taggata da una ragazza dolcissima che ha un canale relativamente nuovo, si chiama Marta e il canale, vi dico subito come si chiama, Bellezza in Fiore. È una ragazza molto molto carina con cui io ho contatti anche tramite Instagram e Facebook ed è tra l'altro una mia concittadina. Mi ha voluta taggare in questo tag appunto che riguarda l'autunno, si tratta di 10 domande che riguardano l'autunno. Mi pare di aver già fatto qualcosa di simile l'anno scorso e forse anche l'anno prima. Il tag lei l'ha leggermente modificato rispetto all'originale, diciamo, e rispondo esattamente alle domande che, a cui ha risposto lei nel suo video. Mi raccomando, andate a vederla perché merita molto, è una ragazza molto dolce che fa video veramente molto molto gradevoli. Ovviamente vi lascio linkato qui sotto sia il suo canale che il video tag che sto per fare anch'io. Allora, 10 domande sull'autunno. Che cosa preferisci dell'autunno? Allora, fondamentalmente dell'autunno preferisco tre cose. Innanzitutto il buio, nel senso che io non sono una persona che si intristisce quando si accorciano le giornate, anzi, a me piace quando diventa buio e si crea quella specie di atmosfera rarefatta. Il buio è intimità, il buio è stare con se stessi, è casa, è dolcezza in qualche modo, no? E a me piace tantissimo, mi piace la notte, mi piace il buio, non mi intristisce assolutamente. Col buio arrivano quegli odori, e questa è la seconda cosa che mi piace dell'autunno, tipici dell'autunno, l'odore del freddo, quell'odore di umido, di pioggerellina leggera e l'odore dei camini che si sentono, insomma, i fumi che escono dai comignoli delle case, quell'odore un po' di bruciato che si sente per strada. È un profumo che mi fa impazzire. E la terza cosa è l'attesa. L'autunno è una stagione d'attesa, la stagione dell'attesa del Natale, che è un periodo dell'anno che a me piace molto, è un periodo dell'anno in cui la mia bambina sta a casa da scuola, posso passare più tempo con lei, è un periodo fatto di magia, specialmente per i bambini ovviamente, e avendo una bimba piccola io questa magia ho la fortuna di poterla vivere, di averla potuta prolungare, insomma, rispetto al fatto che sono una persona adulta, ecco. Vediamo poi la seconda domanda. Allora, come al solito va tutto il risparmio energetico. Allora, qual è la tua canzone programma TV preferito in autunno? Allora, programma TV non ne ho, non sto guardando nessun programma, né il Grande Fratello né X Factor, quest'anno mi sto perdendo anche quello. Guardo le serie televisive, lo sapete, ve ne parlo in un video dei preferiti o ne parlo sui vari social, insomma. Quindi non direi che è un programma TV preferito. E la musica barra canzone. Allora, io innanzitutto vi lascio qui sotto i riferimenti agli altri miei social, Facebook compreso, perché io da un po' di mesi che sto utilizzando Facebook per postare tanta tanta musica. Sul canale YouTube vi ho spesso parlato di libri, tornerò a farlo, ho in mente un video da fare prima di Natale proprio in merito ai libri per tutte le persone che l'hanno richiesto. Ma lì, insomma, su YouTube non avevo mai avuto modo di parlare di quest'altra grande passione che ho, che è la musica, perché non so come fare, cioè non posso mettervi la musica perché è coperta da diritti, andrei contro le policy di YouTube, quindi non lo posso fare, parlarne così non lo so, non mi piace. Quindi, insomma, preferisco postare quello che mi piace e poi aggiungo delle introduzioni che possono riguardare la canzone o la musica in sé, oppure le sensazioni o i ricordi che io ho legati a quella canzone o quel cantautore o quel gruppo e quella musica. Per dirvi due parole qui, io ascolto tantissima musica, quindi non vi posso dire, cioè non ho un preferito in generale, tantomeno un preferito per l'autunno. Diciamo che mi collego alla stessa cosa che ha detto Marta. Marta ha citato Paolo Conte, che è uno dei miei capisaldi per quanto riguarda la musica. Io non posso citare una sola canzone di Paolo Conte, assolutamente, ma Paolo Conte è un cantautore che si adatta moltissimo al periodo autunnale per le atmosfere che evoca.
non in tutte le canzoni, ma nella maggior parte le atmosfere sono quelle da locale jazz, fumoso, notturno, ovviamente lui facendo musica quasi esclusivamente jazz o comunque di ispirazione che deriva da quel gusto, è subito quella l'atmosfera che viene richiamata. Poi ha questa voce calda, pastosa, quasi rocca, che richiama tantissimo quelle atmosfere, quindi quelle atmosfere da buio, da notte, da freddo, quindi assolutamente autunnali. Quindi in questo senso copio la risposta di Marta, ma è veramente un grande tra i grandi. Chi mi segue su Facebook lo sa che io lo amo moltissimo. Poi, terza domanda, vediamo un po'. Qual è il tuo cibo preferito in autunno? Non ho un cibo preferito, anche qui prettamente autunnale, diciamo che mi piacciono tutte le cose calde. Faccio molta molta fatica a mangiare insalato, verdure fresche in autunno, mi piace la coccola del cibo caldo, anche le verdure cotte, amo le verdure cotte, amo gli spinaci cotti, il cavolfiore, la zucca, poi tutti i legumi, le varie vellutate, i minestroni, il brodo, i tortellini in brodo, quindi tutte quelle cose che sanno di caldo, appunto. Poi, quarta domanda, allora, qual è la tua tisana preferita in autunno? Allora ragazzi, io lo sapete, io ci ho provato, a volte nei vari video vi ho anche parlato di qualche tisana, perché io ogni tanto le bevo la sera, ho sempre qualche tisana in casa sicuramente, ma io non sono una da tisana, io non sono una da tè. A me questo tipo di bevande non danno soddisfazione, a volte mi obbligo per varie ragioni a berne, ma onestamente se vi dovessi consigliare qualcosa che amo, non c'è. Io sono una caffeinomane, bevo moltissimi caffè anche d'estate, ma in questa stagione ancora di più, mi piace, ma non il caffè americano, proprio l'espresso all'italiana o il caffè del bar se sono al bar. A casa io adoro la moka, io non ho, nonostante sia un amante del caffè, non ho la macchinetta del caffè per quelle cialde e così via, perché mi piace il caffè alla napoletana, quello nella moka, quello che fa blu 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 quando sale. Passione, passione grande. Poi dopo sarà anche per quello che dormo poco magari. Allora, qual è il tuo capo d'abbigliamento preferito autunnale? Allora, capo d'abbigliamento preferito, chi mi segue da tantissimo, da tanto insomma, sa che io d'inverno ho fondamentalmente un uniforme. Quello che a me piace indossare tanto sono i maxi abiti, le maxi maglie, l'over sopra con il leggings o il jeans skinny, nero o simil pelle, così via, e i biker boots, che possono essere semplicissimi come borchiati e confibbie, eccetera eccetera. La moda mi viene incontro perché tutti gli anni insomma questo genere non passa mai, magari c'è qualcosa di più nuovo ogni anno, ma questo tipo di abbigliamento rimane. Trovo che sia comodissimo per il mio stile di vita, è arci super comodo e mi ci vedo e mi piace. Allora vi voglio mostrare due o tre cosine tra i maglioni, diciamo, oversize, che mi piacciono di più quest'anno, che ho preso di recente. Allora, uno è quello che indosso, ed è questo, adesso ve lo faccio vedere così, vedete, ha una lanona bella, bella pesante, questo scollo a V piuttosto ampio, come vedete, manica un po' a campana e tre quarti, e poi va giù completamente dritto, adesso vabbè non lo potete vedere fino in fondo, ma mi arriva sopra il ginocchio. Sono 1,67 m, lo dico perché tutte le volte che vi dico dove mi arriva una cosa, giustamente mi chiedete quanto sono alta. Io ho 1,66 m, 1,67 m più o meno, e questo mi arriva sopra il ginocchio, quindi è a tutti gli effetti un mini abito che potete eventualmente indossare anche con i collant e lo stivale alto, anche con lo stivale sopra il ginocchio, che non ho, ma che mi sta tentando moltissimo proprio per questo tipo di abbigliamento. Ovviamente, essendo una maglia di lana, è un po' traforata, se lo indosso, lo dovessi indossare con i collant, non l'ho ancora fatto, ma lo farò,
mettere sotto una sottoveste, un abitino leggero, insomma. Io questo l'ho comprato in un megastore di proprietà di cinesi che c'è qui in zona, quello che vi cito sempre, l'ho pagato intorno ai 20 euro, ma questo genere di cose le trovate un po' dappertutto. Questo nero è il secondo che ho preso, perché il primo in realtà che avevo comprato è identico, ma è di questo azzurro carta da zucchero che amo alla follia, me l'avete visto nel video sui profumi. Questi colori polverosi, spenti, in autunno mi piacciono tantissimo. E quando sono andata la prima volta avevo preso solo questo perché mi ero rifiutata di prendere il nero, ma poi non ho resistito e l'ho preso anche nero perché oggettivamente è molto comodo. Mi collego a questo genere di maglia per rimostrarvi una maglia di cui sono felicissima, che avete visto di recente nel mio video haul shopping da Primark, che è questo maglione stupendo. Questo l'ho pagato 16 euro, è in ciniglia, e anche questo ha questo genere di maniche, come vedete, molto ampio, che si apre un po' a campana. E anche questo è lungo a sufficienza per portare degli skinny o dei leggings sotto. Ora, la problematica che ha sollevato anche Sabrina quando ha mostrato questo maglione, perché l'ha preso anche lei, la problematica di questo genere di maglie sono i cappotti. Quindi il capospalla da indossare sopra, anche di questo ovviamente, no? Perché la manica è molto ampia, non ci sta una manica stretta di un piumino di un cappotto normale, logicamente. Io, se ve lo ricordate, ho un cappotto che presi l'anno scorso di una linea di Mango, che anche quello è un over con le maniche quasi a pipistrello, quindi riesco a portarlo tranquillamente. Ma una soluzione interessante per portare questo genere di maglie sono le cappe, le mantelle e così via. Allora, io ne ho una che avete visto praticamente tutti gli anni, ma non mi è caduto tutto, scusatemi, avete visto tutti gli anni da che ho aperto il canale, perché mi piace tantissimo, ve l'ho mostrato anche in un video outfit l'anno scorso. È una mantella con questo disegno un po' etnico, un po' geometrico. E ora ve la faccio vedere indossata perché altrimenti non capite cosa intendo. Allora, è fatta così, al buco per le maniche, come vedete, io la indosso, tiro giù la manica che c'è sotto, scusatemi, facciamo tutto in diretta, tanto siamo tutti fra amiche. Aiuto, che caldo. Allora, così, poi tiro giù la manica sotto. E questa è la vestibilità della mantella, ha un bottone interno e poi ha il bottone anche sopra, così, aiuto, così, come vedete, e questo è come sta indosso poi la mantella. Qui siete coperte perché siete doppiate, cioè c'è il tessuto doppiato, la manica ovviamente resta così. Fa freddo, mi direte voi, certo che fa freddo. Allora, innanzitutto sotto una maglia del genere potete anche indossare una dolce vita. Ecco, mi è caduto anche l'orecchino, siamo a cavallo, scusatemi. Oh, non credo taglierò perché sono indietro con la registrazione dei video e se faccio anche il montaggio, poi voi questo video lo vedete in primavera, mi sa, e quindi è il caso che non tagli. Abbiate pazienza, mi rimetto l'orecchino. Ecco, fa freddo, dicevo, ma potete indossare sotto qualcosa, ma potrebbe non bastare. Allora, un altro accessorio, cioè una via di mezzo fra abbigliamento e accessorio che io amo alla follia e trovo comodissimo in questi casi, anche magari con i piumini e maniche corte, sono le maniche con attaccato il mezzo guanto. Vi faccio vedere che cosa intendo. Allora, io queste da una vita e mezzo, ma le trovate tranquillamente. Qui c'è un buco. Ci infilate la mano, vedete, la manica arriva fino a quasi a sotto l'ascella e anche di qua. La potete mettere ovviamente anche stratificando, quindi anche sopra un maglione, e così avete risolto la questione. Vedete, siete belle coperte. Avete anche un mezzo guanto che per chi come me odia
i guanti interi, io se posso non li porto perché mi danno i brividini sulle dita, non so come dire, mi sembra che non mi facciano respirare. Comunque avete anche, è carino come look, mi piace molto e risolve problemi di caldo. Ora mi spoglio perché sto scoppiando, scusatemi. Togliamo questo perché non ce la posso fare. Poi ovviamente sciarpe, sciarpine, foulard, qualsiasi cosa vado a completare il look o a ripararvi. Non ve ne ho portato neanche una perché ne ho una valanga di qualsiasi genere specie da abbinare ai vari outfit, insomma, sciarpe, sciarpette in generale. Poi, mi pare che la prossima domanda, la numero 6, quali sono i tuoi accessori preferiti dell'autunno? Dal punto di vista degli accessori, nello specifico, voi lo sapete che io amo moltissimo gli orecchini grandi in generale, ma ne ho 4 paia che vi voglio mostrare che sono i miei preferiti dell'autunno. Uno è questo che indosso. Io quando vi scrivo sotto nell'info box no brand, intendo dire che io ho da talmente tanto tempo un oggetto che non ho idea di quale marca sia, oppure che li ho comprati in questi negozi di bigiotteria e non hanno una marca specifica. Io questi li amo, ovviamente dovete amare questo genere un po' vistoso, sono molto autunnali questi, vista la fantasia, e mi piacciono alla follia. Su un look come quello di oggi, total black, secondo me fanno la differenza. Vi ho portato tutti quelli scuri, quelli più cupi, che sono più belli secondo me in autunno e inverno. Un altro paio di orecchini a cui sono legatissima e che mi avete visto tantissime volte sono questi. Questi sono in legno nero, questa è la figura di un serpente che si attorciglia, c'è proprio anche la faccia del serpente, intorno a un ramo fatto di queste perline verde bosco. Sapete che il verde lo adoro e questo è un abbinamento che mi piace da impazzire e li trovo favolosi. Poi un altro paio che ho da tanto che mi piacciono tantissimo, questi sono di Sodini. E sono fenomenali. Questi hanno un blu grigio all'interno con un oro brunito, vedete? Questi sono fatti a clip, io li porto anche a clip e anche questi li trovo bellissimi. Anche questi impreziosiscono, anche un look semplicissimo. E poi gli ultimi arrivati veramente pagati pochissimo, non mi ricordo se 4-5 euro, presi da H&M, anche questi me li avete visti spessissimo. In questa specie di materiale plastica satinata che ricorda un po' il legno alla vista, ma è plastica. E con queste frange in catenella leggerissimi sono meravigliosi perché sono semplici, pur essendo lunghi e così via, vanno anche qui a impreziosire molto il look. Quindi direi che orecchini grandi su un abbigliamento molto molto semplice, come un po' come quello che vi descrivevo prima, sono sicuramente il mio accessorio preferito dell'autunno. Poi, quali sono i prodotti beauty che usate in autunno? Ovviamente qui io ho fatto una scelta perché vi dovrei parlare praticamente di tutta la mia skincare. Arriverà anche il video sulla skincare che riguarda il trattamento. Vi ho già fatto la detergenza, vi farò il trattamento, quindi sia di crema contorno occhi e poi vi farò anche le maschere e così via. Ma ovviamente qual è l'esigenza principale? Quando arriva il freddo, l'idratazione. Quindi io ho bisogno di un surplus di idratazione o di riparare di più la pelle quando arrivano i primi freddi rispetto all'estate. Allora, un grande classico per me, e ve lo accenno solo, è questo prodotto di Nivea Beauty Farm, che è sia una crema lavante, diciamo, che si può utilizzare come maschera idratante e mi piace da impazzire, la tenete in posa e dà una idratazione meravigliosa, lascia la pelle liscia e morbidissima. Sapete che io uso questo prodotto come base per aggiungere vari oli o booster se voglio dare un plus alla mia maschera. E quelli che da più tempo utilizzo sono due. Uno è un booster di Clarins, questo, e uno è l'olio di maracuja di Tarte. Allora, il booster di Clarins, questo blu è il Repair. Mi avete sentito parlare spessissimo dei booster di Clarins che io amo, in particolare il detox, quello verde. Considerate che sto finendo la seconda confezione di booster e ne servono pochissime gocce, dura mesi, ma mi piace da impazzire. Questa è ancora la prima che ho preso, siamo ben oltre la metà.
Repair perché è un'azione riparatrice. Il booster va utilizzato sempre o miscelato alla crema o miscelato appunto a una maschera idratante. Amo questo prodotto nelle stagioni, non le stagioni di mezzo, ma o in piena estate, quando la pelle è comunque stressata dall'esposizione al sole, o in pieno inverno, quando la pelle è stressata dal freddo, dal gelo. Quindi quando tira, quando magari si screpola, diventa più secca. Questa combo veramente vi rimette al mondo. Altro olietto adorato, anche questo sono quasi alla fine, è appunto questo prodotto di Tarte, il Maracuja Oil, che però in Italia non si trova. Questo me l'ha regalato Licia del canale Stereo Rose, viene direttamente dagli Stati Uniti. La ringrazio ancora perché è un prodotto stupendo. Questo non è né un siero né un booster, è proprio un olietto. Si può usare anche come trattamento, diciamo così, in purezza, non c'è nessuna controindicazione, se non il fatto che io avendo una pelle mista, è un po' pesante per me, ma abbinato a questo io ho un effetto strepitoso di idratazione veramente molto profonda, è addirittura nutriente la maschera in questo caso, di conseguenza mi lascia il viso molto tonico, molto elastico, morbido e liscio. Ha quasi un effetto anti-età, direi. L'effetto di questi due prodotti insieme è molto simile all'effetto che mi fa la maschera di Sisley alla rosa nera, che è una maschera costosissima che io ho utilizzato anche in full size in passato, e l'effetto è veramente molto molto simile. Quindi vi consiglio, se avete l'occasione di avere questo prodotto, di provare. Ma di recente è entrata un'altra maschera tra quelle che faccio, ve ne parlerò poi meglio quando vi parlerò di maschere appunto, ma penso che questa la vedrete anche tra i prodotti preferiti del mese perché mi sta piacendo tantissimo. Sono stata contattata da questa azienda che si chiama The Best Nature, che mi ha dato la possibilità di scegliere tre prodotti nel suo catalogo, che è molto 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 ricco. Ci sono tantissime linee corpo, viso, tantissime linee molto interessanti. Si tratta di prodotti di fitocosmetica, non sono prodotti bio, non sono certificati, ma hanno all'interno questi principi attivi molto efficienti, diciamo, sulla pelle. Questa è la maschera viso bioattiva Skin Ache, si chiama, penso che si legga così. Si presenta come una crema bianca. Ci sono tanti ml in questo prodotto, adesso non li vedo qui, comunque è bella grande, senza parabeni, vedete? Non so cosa vedrete sul bianco, ha una texture appunto molto cremosa e vi leggo sul catalogo, semplicemente perché è scritto più grosso, le caratteristiche insomma di questa maschera. Ripeto, maschera bioattiva Skin Ache, sono 100 ml. Allora, due preziosi ingredienti ad alta concentrazione, scusate, non Skin Ache, Sin Ache e fitosqualano, per nutrire e rassodare la pelle del viso e collo fin dalla prima applicazione. Il Sin Ache distende le rughe ed il fitosqualano ottenuto in via biotecnologica dall'olio d'oliva ravviva e ringiovanisce la pelle. Applica una giusta quantità sul viso e collo, una o due volte alla settimana, lasciare in posa 10-15 minuti, quindi risciacquare abbondantemente con acqua tiepida. Ho visto veramente gli effetti di questa maschera, sia gli effetti immediati, quindi appena sciacquato il viso, veramente un viso più luminoso, più liscio, più compatto, e anche sulla lunga distanza relativamente, nel senso che l'ho fatta mi pare 6 volte, ma in maniera continuativa, e vedo un beneficio che si protrae nel tempo, in effetti. Degli altri prodotti che mi ha inviato questa azienda vi parlerò a tempo debito in altri video. In ogni caso, ovviamente vi lascio qui sotto tutti i riferimenti. Poi vediamo di sbrigarci, perché io lo sapevo di non essere che avrei fatto un video lungo, lo sapevo anche prima. Allora, prodotti beauty più usati. Il tuo profumo preferito in autunno? Allora, mi sono rifiutata di portarvi qui alla Mutta di Lorenzo Villoresi. Comunque vi lascio linkato o sotto o a fondo video, insomma, vediamo. Il video che ho fatto sui prodotti preferiti del periodo, lì c'è lui e lui non è sul podio, al primo posto da anni e lì resta. Ma vi ho portato altri 3-4
tre classicissimi per me, ecco, magari uno se non lo rompo meglio, tre classicissimi che io ricomincio a usare veramente a man bassa da anni in questa stagione dell'anno. Partiamo dal più antico e non potrebbe che essere Shalimar di Guerlain, che non è antico di più, è un profumo che è stato creato da Jacques Guerlain in persona nel 1925. L'ispirazione per la creazione di questo profumo è fenomenale. Jacques Guerlain si ispira alla storia del re dell'India, ora io non so se si dica re o in un altro modo, comunque, colui che fece edificare il Taj Mahal come tomba, come monumento funebre per la principessa di cui era follemente innamorato. Quindi questa è l'ispirazione. Ovviamente con questa ispirazione non può che essere un profumo assolutamente orientale, speziato da donna, molto molto femminile, molto molto ricco, molto molto importante, molto avvolgente, molto caldo. Vi leggo velocemente le note. In testa abbiamo agrumi, mandarino, cedro, bergamotto e limone. È una testa sferzante, forte, che si percepisce al primo spruzzo. Nel cuore iris, patchouli, gelsomino, vetive e rosa, quindi un cuore sia fiorito e di fiori belli potenti, sia speziato. E alla base abbiamo una base caldissima data dal cuoio, dal sandalo, muschio animale, zibetto, vaniglia, incenso e fava tonka. È un profumo fantastico, ovviamente questi sono rifacimenti successivi. Questi profumi così storici, così come per Chanel numero 5, non sono mai uguali a come sono stati creati allora, ovviamente, ma è buonissimo, super persistente, super avvolgente, è proprio il tipico profumo che io amo in questa stagione, tanto quanto amo Opium di Yves Saint Laurent, il primo, l'originale. Questo è un profumo del 1977, anche qui parliamo di un orientale speziato da donna. In testa ci sono, è ricchissimo, gli ingredienti di questo profumo sono tantissimi. In testa ci sono coriandolo, prugna, agrumi, mandarino, pepe, gelsomino, chiodi di garofano, pimenta e bergamotto. Nel cuore garofano, sandalo, patchouli, cannella, iris, pesca, mughetto e rosa. E alla base abbiamo labdano, balsamo di Tolù, sandalo, muschio animale, cocco, vaniglia, benzoino, vetivè, incenso, cedro, mirra e ambra. È un profumo straordinario che adesso mi metto perché non ho ancora indossato il profumo e avevo già pensato di voler mettere questo perché, mamma mia, è inebriante. Questo ve ne mettete la quantità che ho messo io adesso e lo sentite fino a domani. È fenomenale. Io amo la follia, questo profumo non manca mai nella mia collezione di profumi. Ma un profumo di nicchia che vi voglio assolutamente segnalare, a me pare di avervene già parlato ma parecchio tempo fa, è questo profumo di Etro e si chiama Messe de Minuit, quindi messa di mezzanotte. Ed è buonissimo, questo è un profumo di nicchia, Etro fa degli eccezionali profumi di nicchia. Questo è un profumo più nuovo rispetto a quelli passati, è comunque un profumo del 1994, quindi storico per la casa che l'ha prodotto. È del gruppo legnoso, aromatico e unisex, come sono spesso i profumi di nicchia. E qui abbiamo in testa bergamotto, limone e arancia. Quindi tutti e tre sono caratterizzati da questa apertura bella, bella strong, che si sente un po' agrumata. Nel cuore ci sono mirra, cannella, petit grain, cedro e patchouli. Io sento tantissimo la mirra, il cedro e il patchouli, tantissimo. E nel fondo muschio animale, di nuovo mirra, forse per quello che l'avverto tanto, labdano e poi quello che secondo me caratterizza su tutto questo profumo sono gli ultimi due ingredienti nel fondo, che sapete le note di fondo sono quelle che permangono più a lungo sulla pelle e che danno la caratteristica principale al profumo, incenso e miele. Per questo si chiama Messe de Minuit, perché c'è questa forte presenza di incenso che si sente, che però è molto addolcita dalle note più pastose, più gourmand, più dolci del miele. È una commistione
Pazzesca, è buonissimo questo profumo. Questi tre profumi, secondo me, per questa stagione sono dei gioielli e vi consiglio caldamente di farci un pensiero perché di andarveli a sentire perché sono veramente buonissimi. Poi siamo quasi alla fine, spero di fare veloce. Ombretti preferiti in autunno. Ho scelto di non parlarvi di palette, ma di ombretti singoli, che secondo me sono sempre una scelta intelligente. Perché nel tempo potete eventualmente andarvi a comporre una palette o comunque scegliere solo i colori che vi piacciono. Allora, io ho questa palettina di Nabla che mi sono autocomposta con tutti i colori decisamente autunnali e la rifarei esattamente com'è. Come vedete, è usata tantissimo. Il mio ombretto preferito, il mio ombretto go-to in generale per questa stagione è Daphne 2. Lo amo alla follia, mi sta bene sugli occhi. Entropy è un altro ombretto che uso tanto, facilissimo, questo taupe che tende leggermente al lilla violaceo, da usare anche per un trucco veloce quotidiano, stupendo, infatti sono i due che ho usato di più, ma anche gli altri quattro per questa stagione sono bellissimi. Allora, Caramel è opaco da piega. Questo colore caldo, stupendo. Camelot, questo scuro per andare a scurire la parte esterna dell'occhio o per usarlo come eyeliner sfumato, è bellissimo. Petra è un capolavoro, che è questo color rosso mattone, stupendo. E la chicca di questa palette, secondo me, è questo verde che è extra virgin, che è quello che ho oggi sugli occhi. Sapete che io amo i verdi, ma questo è un verde, secondo me, che può essere adatto anche a chi vuol provare ad utilizzare un verde, magari non ha particolare dimestichezza o non è abituato a vedersi, ma vuole provare. Poi quest'anno funzionerà il verde, ci sono tante palette, tanti brand che l'hanno proposto. Questo è un verde stupendo, perché come vedete è un verde spento, è un verde salvia bosco che si sfuma molto, è molto modulabile, è facile da utilizzare anche perché appunto non si vuole vedere quel verde troppo presente, troppo intenso. Il trucco che ho fatto oggi io lo adoro, è un trucco super mega autunnale che amo alla follia. Ed è fatto appunto con extra virgin su tutta la papilla mobile, un filo ma proprio poco poco di Camelot solo nell'angolo esterno per andare a scurire. Poi ho messo nella piega più interna dell'occhio anche qui un accenno vago di Petra e nella parte più alta della piega Caramel. Sono tutti ombretti che vi straconsiglio, sono della vecchia guardia di Nabla, tra i primi che sono usciti e continuo ad amarli tantissimo. Un altro ombretto singolo che è praticamente l'autunno in ombretto è il famosissimo Club di MAC, che è questo duochrome stupendo, questo ve lo devo per forza far vedere così, essendo un duochrome. Che è, così di primo acchito può sembrare un taupe marroncino, ma che ha dei riflessi meravigliosi che a seconda di come viene colpito dalla luce, danno anche qui al verde, al blu. Vedete? È stupendo. Io amo Club perché è un ombretto molto modulabile. Potete creare anche un trucco molto semplice usando solo lui, magari con un pennello da sfumatura e ottenere questa leggera ombreggiatura, però un particolare, come andare a stratificarlo parecchio e fare uno smokey bello importante. Altro ombretto che vi straconsiglio, veramente stupendo. Io ce l'ho in questa palette, anche questa me la sono autocomposta con alcuni ombretti di Alchemilla, altri di Neve. E un ombretto che vi consiglio tantissimo, che è presente nella Scurissimi di Neve, è questo ed è Red Carpet. Red Carpet è un ombretto bellissimo, è questo rosso sangue molto intenso, si tratta di un matte e io lo adoro nella piega. Nella piega con gli smokey, sia con gli smokey neri che con gli smokey marroni che con gli smokey viola. Nella piega questo colore è stupendo, vi consiglio assolutamente di farci un pensiero perché è bellissimo. Guardate che scrivenza ha poi, vabbè. Credo che siamo arrivati, se Dio vuole, all'ultima domanda. Abbiate pietà per la mia solita lungaggine.
quali sono i tuoi rossetti preferiti? Qui faccio velocissima perché ho girato di recente un video in collaborazione con Paola, che saluto, del canale Lady Glow sui miei rossetti preferiti autunnali. Ve ne cito soltanto uno che non ha trovato spazio in quel video, ma che io adoro alla follia. Sapete che io amo i rossi, non è quello che indosso. Io amo i rossi tantissimo e questo per me è il rosso autunnale per eccellenza. Si chiama, è dei Rouge Artist in Tones di Make Up For Ever, è il matte 8 e si chiama, se lo vedessi ve lo direi, si chiama, non lo so se ha il nome, comunque è il matte 8 ed è un rosso spento di una bellezza incredibile. Ve lo swatcho qui. Allora, è un matte corposo, bello corposo, ma non difficile da stendere ed è meraviglioso. Non so come altro descriverlo se non come un rosso intenso ma spento. È bellissimo, durata ottima, morbido sulle labbra, non le va a seccare. Sono rossetti questi, io questo è un altro che però non amo molto come colore, ma questo è un rossetto che io in questa stagione ritiro fuori sempre perché lo amo alla follia. Anche per le feste è un bel punto di rosso, non è un rosso squillante, è un rosso più portabile anche di giorno. Bellissimo, guardate come sta bene con questi ombretti autunnali che ho messo sopra. Ecco, ho finito le domande, non ho altro da dirvi, mi rimarrebbe eventualmente da taggare qualcuno, al momento non mi sono preparata, diciamo che così come i primi nomi che mi saltano così in mente, taggo Sabrina ovviamente del canale Eden Beauty, se ha voglia di farlo mi farà molto piacere vederlo, e taggo anche Simona, Simon Loves Makeup, anche lei, se avrà voglia di fare questo video ne sarò veramente felice. Comunque se mi viene in mente qualcun altro lo scrivo nell'info box, andate a vedere l'info box come sempre per tutte le informazioni del caso. Io vi mando un bacio e alla prossima se vi va. Ciao!